Salve a tutti, sono Matteo di Citra, questo è UDub, il mio canale dedicato al mondo del doppiaggio e dei doppiatori. Oggi diamo il benvenuto a Haruhiko Yamanuchi. Ciao Al, grazie di essere con noi. Piacere. A quanti anni hai cominciato a fare il doppiatore? Doppiatore è una cosa abbastanza recente, diciamo tranne quelle piccole doppiaggio dei ruoli che recitavo io stesso in cinema e qualche ruoli degli orientali che devono essere giapponesi, che parlano la lingua giapponese, queste piccole cose. E prima cosa, proprio il ruolo di doppiatore è ruolo importante, è Ultimo Samurai, che non ricordo, 2010 tipo. Quindi come proprio doppiatore da lì si può parlare, non è tanto. Qual è stato il primo personaggio che hai doppiato? Questo di Ultimo Samurai, Samurai Kazumoto, Ultimo Samurai, nel periodo di transizione del Giappone dal feudale samuraico al moderno monarchia costituzionale. È un personaggio turbato da questo cambiamento che va contro il regime, mantenendo la sua aderenza nello spirito dei samurai. È un personaggio bellissimo che ancora tante persone parlano e che quando incontrano le persone che dicono: "Ah, tu hai doppiato l'ultimo samurai", quindi questo è grazie alla bellezza del personaggio, no? Tu interpreti sempre dei personaggi giapponesi o comunque orientali. Ti sta un po' stretto questo ruolo? No, no, giustamente doppiaggio. Io trovo che gli italiani i direttori cercano di dare riflessione orientale quando pochi personaggi parlano nella stessa lingua, in caso del film americano è americano, in caso del film italiano è italiano, e dove c'è orientale che parla americano o italiano, ma in modo un po' diverso. Quindi per dare questa differenza mi chiamano, è una usanza che mi permette di lavorare come doppiatore. Mi chiamano anche doppiatore e mi invitano a festival di doppiaggio come giuria. È quasi una cosa incredibile, no? Per un straniero, no? Però mi permette questa situazione molto particolare, di questo incrocio della nazionalità e di lingua, che mi permette di fare anche questo lavoro molto divertente, molto piacevole e molto istruttivo. Impara molto da doppiaggio, no? Modo di concentrare e di parlare in italiano. Ancora scusate che non è che parlo bene italiano, ma insomma me ne cavo, riesco a farmi capire. Parli bene, vedo che parli bene in italiano. Quindi ti capita anche quando doppi in altre lingue? Altre lingue? Sì. Cioè? Per esempio in inglese? Ah, doppio in inglese. Doppio in inglese. Con l'accento giapponese, eh? Film giapponese, doppio in inglese, no, in Italia, stando in Italia non capita. Questo capiterà in America o in Inghilterra, prendendo persone che sta lì, che è flessione orientale, no? Nel caso mio, io lavoro come voice over, speaker, anche in inglese, in giapponese. Per esempio, queste autobus dei due piani, piano superiore e scoperta, che è tipo city sightseeing, questo tipo di autobus turistici, se mette auricolare, guida, e giapponese sentirà la mia voce. In questo modo, no? Voice over. Magari in Giappone ti fanno doppiare gli italiani. In Giappone fare doppiare io in italiano, in italiano no, perché non doppierà mai in italiano loro.
Doppia giapponese. In giapponese non si doppia. Qui c'è, cioè in Giappone non si doppia. In Giappone si doppia, in giapponese però. Ah, ok. Quindi non c'è bisogno che vado io. Anche film Urvalin mi ha chiamato per cortesia, rispettando che è attore che ha recitato stesso, quindi mi ha chiesto di doppiare. Io ho detto, sarà troppo costoso, è troppo macchinoso questa operazione, che potete doppiare benissimo, ci sono bravissimi attori, più bravi di me, in Giappone, basta che doppiano loro. Io però ho avuto quel piacere con Wolverine, che io ho recitato in inglese, in film, doppiato anche in italiano. Cioè, doppiare io che recito in inglese, in italiano, è stato veramente colma. Che rapporto hai con il cinema? Che rapporto con il cinema? Ecco, cinema comincia un po' a stancarmi a vedere. E quindi vedo molto poco film. Soprattutto entrare nel percorso emotivo dell'autore è un'esperienza pesante, che per i giovani possono essere eccitante. Però quando divento 73 anni, entrare nel turbamento emotivo, sentimentale, tragico, psicologico dell'autore è una fatica. Quindi vedo molto, molto pochi film. Forse se devo citare Christopher Nolan, vado a vedere. Stanley Kubrick non c'è più, vero? Stanley Kubrick, certo, non c'è più, sì. Stanley Kubrick non c'è più. Purtroppo, sì. Troppo. Non c'è più. Woody Allen c'è. Come? Woody Allen. Ah, sì, certo, Woody Allen, certo. Pochi autori. E qual è il film che ti ha fatto innamorare del cinema? Mi ha fatto innamorare, quindi dobbiamo andare passato, no? Sì. No? Mi ha fatto innamorare del cinema film di Elvis Presley, musical. Quando ero giovane, vedere Elvis Presley circondato dalle donne come Anne Margaret e canta canzone sua, quello è massimo che essere umano può vivere, no? E quindi innamoramento. West Side Story, quando ero giovane, quel film lì, oppure la Plein de Soleil di Alain Delon, alla regia di Rupino Visconti, fratelli, Rocco e suoi fratelli, questi sono film che mi ha veramente innamorarmi di cinema e dell'Occidente. È doppiatore, attore al cinema, fai anche teatro? Sì, con piacere ogni tanto faccio. Quali sono le principali differenze tra un doppiatore ed un attore? Doppiatore e attore del teatro? Di cinema anche. Anche cinema. Doppiatore e attore. Allora, doppiatore non dovendo esporsi, quindi nascosto, tutto possiamo concentrarsi nella voce e arte della voce, in questa concentrazione che è molto piacevole, e lì sul libro di voce possiamo ottenere qualcosa molto particolare, profondo, azzeccati. Quindi io sono molto in favore dei film doppiati, perché può aggiungere di più. E attore mentre recita, c'è troppe cose, no? Magari attori che doppia se stesso dopo, come post produzione, si può aggiungere, però lì in scena, presa diretta, riuscire a muoversi bene, esprimere con un viso, atteggiamento, prendere bene la luce,
angolatura giusta e anche la voce, flessione e intonazione, oltre alla profondità e di familiarità e di sincerità, e tutto questo è molto difficile. Quindi avere questo processo di post-produzione aumenta la qualità, aggiunge un altro spessore. Pensi che un attore debba avere sempre lo stesso doppiatore o si dovrebbe fare il provino ogni volta? Naturalmente, attore trova doppiatore fisso, penso. Naturalmente succede. E quando non può, bisogna trovare un altro. Ti piace la musica? Sì, continuamente sento musica. Che cosa ascolti? Tantissimo genere, per me stesso. Ascolto, diciamo così, il genere che viene chiamato New Age, flessione indiana, circolare, meditazionale, o chill out, è questo genere che aiuta a riposare e di meditare. Invece la musica che ha una forte drammi dentro, quello va a sentire solo quando vede opera lirica, oppure anche canzoni con parole, e parole possono disturbano alla meditazione, cioè per stare per andare nell'onda arfa dell'elettroencefalogramma, è meglio, funziona meglio. Senza parole, Certo. Come ti prepari per entrare in un personaggio? no? Questo è come attore? Per attore? Sì. E lì bisogna avere una fortuna di incontri o una circostanza che ci fa accorgere di essenziale caratteristica di questo personaggio, che non è che riusciamo a seccare pensando tanto o studiando tanto. Quindi bisogna di vedere molto circolarmente, quindi molto, può essere utile parlare con altre persone di far capire che qual è l'essenza di questo personaggio. Quando visto da un punto di vista personale mio, può anche fissarsi delle cose che è condizionata dal mio passato, che per gli altri non è così azzeccato. Come ti prendi cura della tua voce? Cura della mia voce. Io penso, migliore cosa che mi ha cambiato la voce è cantare canzone. E mentre guido, praticamente guidando, io canto, metto CD di Elvis Presley, canto Elvis Presley, e per me è stato ottimo. E mi sembra quello che ha cambiato la voce. Infatti, ho cambiato la voce. Mia voce è cambiato in qualche anni. Prima non ho pensato di qualcuno che incontra e dice: c'hai bella voce. Secondo me, mai pensato. E recentemente succede spesso queste cose. Allora penso, ma come mai? Uno sicuramente è questo. Un altro modo è di usare diversi esercizi di risonatore e di ascoltare la voce e sentire voce sincero, ricerca di voce sincero. Poi un esercizio di colorare la voce. E con diverse risonanza o diverso stato d'anima. Questi esercizi recentemente faccio perché è un po' di tempo che insegno per gli attori, quindi non solo movimenti. Io ho partito dai movimenti, che sono molto da piccolo ero molto cinesiteticamente attivo. Recentemente, diciamo, non meno di 10 anni che mi interesso molto la voce,
Sto scoprendo recentemente a Portofino, a Dubbing Glema Festival mi ha chiamato e mi ha chiesto di fare workshop. E quindi io ho pensato, io un workshop su voce. È un modo di quello che io ho trovato è voce spontanea, ricerca di voce spontanea e poi colorare la voce e di avere almeno cinque voci completamente diverse. Questo anche aiuta a disidentificarci con una sola personalità, che è una cosa molto limitante per gli esseri umani. Sì. Preferisci doppiaggio o recitazione? Tutte e due. Tutte e due. Parlando di questo punto di vista, no? Questa domanda, no? Io, quando mi chiede preferisci danzare o recitare, tutte e due direi. Preferisce mimare o danzare, tutte e due. Preferisce scrivere o fare attore, tutte e due. Cioè, è un po' questa tendenza poliedrico che trova piacere da passare da un'attività a un'altra. Non specializzarsi in una cosa. Specializzazione può succedere come frutto dell'esperienza, ma non è necessario di pensare di specializzare. Altri che decidono che io specializzo in questa linea. Se altri danno altri lavori, altre opportunità, vuol dire che non è ancora momento di specializzarmi. Questo è il concetto che io ho. Invece no, invece ci sono persone che pensano di specializzarsi in un ramo, magari vogliono diventare top di questa cosa. E questo non condivido. Cercare di diventare top è una cosa molto pericolosa. Riuscire a fare il massimo. Ma cercare di arrivare al top, arrivare bravissima, vincere cosa, eccetera, eccetera. Questo tipo di pensare trovo pericoloso. Cosa ne pensi dei talent? Talent, concetto di talent. Sì, dico i talent che doppiano nei film o nei cartoni. Talent. Che? Che doppiano, cioè persone famose che vengono chiamate a doppiare. Persone famose che vengono chiamate a doppiare e tu hai detto talento, qual è il senso della domanda è qual è? Cioè c'è talento. Cosa pensi di Cosa pensi di? loro? Cosa pensi dei doppiatori bravi? No, no, dico cosa pensi delle persone famose che vengono chiamate a doppiare? Famosi personaggi che vengono Perché ci sono calciatori, attori, cantanti, comici. può essere accattivante, può finire come operazione commerciale, dipende come succede, no? A questa persona, questo personaggio. Se doppia bene o soltanto data la voce e nome. C'è un ruolo che avresti voluto tanto doppiare? Loro che voluto doppiare nel senso passato, no? Sì. Sono loro che mi piacerebbe doppiare. Cioè, Chi? è più che chi è loro che recitano poesia. O loro che recita nazione poetica. Avete per esempio godimento totale all'inizio di Ultimo Samurai. Io faccio narrazione con la mia voce, inizia. Oppure Wolverine, io faccio narrazione perché hai chiamato te, eccetera, eccetera. È questo che viene poi usato nel trailer, come
come narrazione, no? Come funzione della narrazione, essendo anche battuta dei personaggi, però ha un effetto di facoltà di narrazione. Fa questo tipo di operazione mi piace molto. Raccontare, narrare la poesia, narrare la storia. Se tu non fossi Haruhiko Yamanuchi, chi avresti voluto essere? Gesù Cristo, Buddha, Lao Tse, Socrate e altro. Questi sono top. Che cosa consiglia agli aspiranti doppiatori? Agli aspiranti doppiatori. Non è facile, eh? È molto difficile questa è proprio conclusione di un libro per consigli per doppiatori. Trovare diversi modi di godere la sua voce. Quindi, se non gode sua voce, certo non può amare, no? Lavorare, no? Ore e ore. Quindi rapporto, creare un rapporto con la sua voce, un rapporto di amore, amante, proprio di riuscire a esteticamente vocalizzare ed sentire. Ascoltare è questo continuo flusso che diventa godimento. Se non gli piace la voce sua, certo non può fare doppiaggio, non può lavorare con voce. Deve sapere a trovare piacere nella sua voce. Qual è la cosa più divertente e la più noiosa del tuo lavoro? Fino? Non ho capito, è fino. Dico, qual è la cosa più divertente e la più noiosa del tuo lavoro? Ah, cosa più divertente e più noiosa del tuo lavoro? Del doppiatore? Del tuo mestiere, sì. Doppiatore? Sì. Più divertente è andare, vieni chiamato per un turno del doppiaggio, non so che cos'è. E vede film, ah, questo, e fare butta così, e dopo 10 minuti, ok, perfetto, e questo è divertente. Cioè riuscire a seccare a prima vista e dare la voce, questo è divertente. È più noioso. Doppiaggio, non trovo cosa noiosa. Certo, arriva stanchezza dopo un po', no? E quando stanchezza è in certo senso noioso. Però capiscono e dicono, facciamo pausa. E pausa è bellissimo. A cosa stai lavorando adesso, se si può dire? Sì, doppiaggio e sto facendo. Videogame titolato Cyberpunk 2072, mi sembra se non sbaglio, che Bellissimo. verrà fatto anche in film. Già in video c'è Keanu Reeves che fa un ruolo importante. E qui sto facendo una parte abbastanza presente. Vuoi fare un saluto a tutti gli amici di UW in giapponese? In giapponese. Sore wa minasan, o genki de, eiga ya teledi o tanoshinde, kikai mademo tanoshinde kudasai. Sì, ma che hai detto? Allora, a tutti saluto e vi auguro di divertirvi
vedendo film, televisione, serie, a divertirsi di film, ma anche del doppiaggio. Ok, grazie Ale della tua disponibilità e della tua simpatia. A Grazie. tutti gli amici di UDAB, appuntamento alla prossima intervista. Ciao a tutti!